Ciao ragazzi, ben ritrovati. Oggi voglio parlarvi di un argomento molto al cuore perché mi avete chiesto in tantissimi di recensire questo, ovvero il Travel Set di Shiftcam 2.0 6 in 1. Beh, come potete osservare, si tratta di una cover disponibile in questo momento solamente per gli iPhone, con già preinstallate, se così possiamo dire, ben 6 lenti. Queste lenti sono molto molto utili, soprattutto se viaggiate tanto oppure siete amanti della fotografia. Ve le vado brevemente e velocemente a spiegare e poi vi mostrerò qualche esempio fotografico. Allora, la prima lente che trovate qui in alto non è altro che la wide angle, ovvero una lente a 120 gradi che vi permette di fotografare un'ampiezza maggiore rispetto alla fotografia che solitamente scattate con il vostro iPhone. Questo però c'è da dire, il video qua diventerà vecchio magari, in questo momento è diciamo un'aggiunta agli iPhone attuali, anche se i nuovi iPhone che usciranno probabilmente avranno già di default una lente grandangolare, quindi diciamo che per gli iPhone attuali va più che bene. Probabilmente poi ci saranno lenti più potenti, comunque con una diciamo con un grandangolo maggiore quando usciranno i nuovi iPhone. Però non vi preoccupate, adesso non pensiamo a questo. Pensiamo infatti che qui sotto, come potete vedere, queste due lenti sono uguali. Infatti non si tratta altro che di un telescopio per due, quindi uno zoom 2x che vi permetterà di usare la seconda fotocamera, perché in questo caso la mia cover è per il mio iPhone XS Max, e la seconda fotocamera che già di per sé ha uno zoom 2x, in questo caso diventerà uno zoom 4x. Abbiamo poi qui la fisheye. La fisheye è quell'effetto molto sfizioso, quel cerchietto, effetto appunto occhio di pesce. Beh, con questa lente potete diciamo ottenere l'effetto che molto spesso vedete anche sui social. Ad essere sincero, a me è piaciuto, però non tantissimo. Ci sono delle lenti che forse fanno meglio il loro lavoro, perché preferivo un cerchio completo. Per concludere, trovate nella parte alta finale e nella parte bassa le macro. La macro in alto è una macro 10x, la macro in basso è una macro 20x. Le macro sono utili per catturare i dettagli, ma dovete avvicinarvi tantissimo al soggetto quando volete ingrandire appunto il dettaglio che volete fotografare, e dovete avere una mano molto molto ferma, altrimenti rischiate di traballare, ok? Il kit, a mio avviso, è interessante. Vale la spesa, però c'è un però. Non mi è piaciuta moltissimo la cover. La cover si protegge, potete usarla anche come una cover normale, però è di una qualità diciamo sufficiente. E poi in questo caso, guardate, subito tende ad aprirsi e scollarsi, quindi questo mi ha un po' lasciato perplesso. Però quello che conta alla fine sono le lenti che sono intercambiabili, perché come potete osservare in questo caso io posso anche staccare. Ecco qui, posso rimettere facilmente diciamo il kit al suo posto. Io ci ho messo un po' di più, però mi sono un attimo inceppato, però vabbè, può capitare. E la cosa interessante è che quando non lo usate, all'interno della confezione trovate anche questa specie di coperchio che è, in questo caso, come potete osservare, magnetico. Lo mettete sopra e quindi avete protetto le lenti. Però se volete semplicemente usare la cover senza lenti, allora cosa fate? Rimuovete il supporto e all'interno della confezione trovate semplicemente un coperchio normale che potete usare, quindi per riempire questo vuoto e usare la cover come una vera e propria protezione. Non è finita però qui. All'interno della confezione trovate anche un laccio che sinceramente non uso, che potete attaccare alla cover, però questi lacci da braccio a me non piacciono tantissimo. Ma poi la cosa interessante è che trovate questa qui. Questa qui è una lente per i selfie. Come funziona? Ve lo mostro subito. Basta inserire nel binario la lente e in questo caso, in questo modo, troverete la lente nella parte frontale. Adesso potete vedere qui sopra, diciamo, il video. Mentre parlo, le immagini del video vi mostrano le differenze dei selfie scattati con e senza appunto la lente frontale, che in questo caso non è altro che una wide, quindi una grandangolare a 120 gradi anch'essa. Infine, non perché poi è meno importante, ma guardate questo pezzettino qui. Ok, sembra banale, ma non lo è, e vi mostro perché. Una volta inserito nel binario, guardate qui, sapete a cosa serve? L'avete già capito, potete usare il vostro smartphone in modalità orizzontale. Allora, per quanto riguarda l'ambito fotografico, è molto utile per i timelapse, magari per scattare delle foto di gruppo con un timer, lanciare un video mentre non potete avere lo smartphone in mano. Insomma, è davvero utile. Poi, per svago, io l'ho utilizzato anche per guardare qualche video, qualche filmato in modalità landscape, quindi in orizzontale senza nessun tipo di problema. E devo essere sincero, tutto questo
è compreso nel prezzo di 69 dollari, che corrisponde appunto a questo kit chiamato, vi ripeto, 6 in 1 travel set. E io vi posso lasciare il link qui in descrizione sul sito ufficiale di ShiftGam. Però se vi fate un giro sul sito troverete che ci sono anche delle lenti per smartphone Android, ma soprattutto anche altri tipi di lenti. Infatti questo qui è un kit da viaggio, diciamo 6 in 1, ok, però ci sono delle lenti dedicate molto più potenti e specifiche che potete anche acquistare singolarmente, che da sole costano anche più del kit stesso. Ok, una brevissima quindi conclusione con delle considerazioni finali. Devo dire che le lenti fanno il loro dovere, mi hanno soddisfatto tutte. Alla fine non pensate che facciano miracoli, non è che potenziano la fotocamera del vostro telefono. Però, allora, innanzitutto ho apprezzato che non ci sono flare, non ci sono distorsioni, e questa è una cosa importantissima, soprattutto quando utilizzate delle lenti grandangolo. Quella che mi ha deluso un po' di più tra tutte è il fisheye, perché vi ripeto, voleva proprio un cerchio bello tondo e preciso, ma questo non accade. Quindi ora non so se è un problema perché questa lente qui è pensata per essere proprio fatta in questo modo, e dovrei magari acquistare la lente fisheye dedicata. Se avrò modo di testarla vi farò sapere come si comporta. Visto che comunque la rubrica della fotografia o comunque delle lenti per smartphone vi piace davvero molto, io spero col tempo di portarvi altri contenuti, di poter testare altri tipi di lenti. Però per il momento tutto quello che avevo da dirvi ve l'ho detto. A mio avviso questa spesa, sì, può essere una spesa onesta. Quindi secondo me, se siete dei viaggiatori, se amate fare fotografie, se amate immortalare ogni momento della vostra vita quotidiana, allora questo kit fa per voi. E vi ripeto, al momento è disponibile solo per iPhone, ma tenete sempre sott'occhio il sito di ShiftGam, perché è probabile che usciranno anche dei modelli compatibili, come qualcuno già esiste, per Android. Ok? Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi.